Correva l'anno 1993 e dopo quasi 10 anni di serializzazione del manga più famoso di Akira Toriyama, il 6 luglio 1993 ed in particolar modo nel Weekly Shonen Jump numero 31, appare la seguente title page, con raffigurato un Great Saiyaman, ovviamente in colori originali, vedesi la colorazione arancione della bandana, visibilmente estasiato per l'annuncio che sta per darci. Infatti, spostando lo sguardo leggermente a sinistra rispetto a Great Saiyaman, notiamo dei piccoli periodi intervallati da delle stelline. Ed è proprio in una di queste stelline che noi addirittura ritroviamo il nome di Osotto per la primissima volta nella storia ed addirittura nel manga ufficiale. Ora, sia chiaro, non starò qui a dirvi assolutamente che Osotto, il personaggio che andremo a vedere e a scoprire all'interno di questo video, sia parte effettivamente del continuum canonico di Dragon Ball e addirittura legato ai capitoli del 1993. Però è sicuramente abbastanza curioso che la prima volta in cui veniamo a conoscenza del nome di Majin Osotto è per l'appunto proprio su una title page di Dragon Ball all'interno del Weekly Shonen Jump. Ma capiamo a questo punto perché il nome di Majin Osotto viene menzionato all'interno di una title page del manga ufficiale? E non c'è risposta più semplice, se non che serviva semplicemente a pubblicizzare il gioco che poi sarebbe uscito nel 1994, e cioè Dragon Ball Z Virtual Reality Versus, per console Sega System 32 Arcade, pubblicato da Sega e Banpresto. Ed è proprio qui che noi verremo a conoscenza di Majin Osotto e soprattutto delle sembianze o magari della storia di questo personaggio, a cui cerchiamo di dare nuovamente una contestualizzazione, perché l'abbiamo scoperto di fatto all'interno della nuova saga di Super Dragon Ball Heroes, ai giorni nostri ovviamente. Ma se a molti poteva non dir nulla il personaggio o addirittura poteva sembrare una novità del 2023 di Super Dragon Ball Heroes, beh, come avrete sicuramente ormai capito, è un personaggio che in realtà ha addirittura quasi 30 anni. E per darvi un'idea di ciò di cui stiamo parlando, anche per darvi una maggiore contestualizzazione, Majin Osotto è stato creato dalla penna di Akira Toriyama durante le primissime fasi delle vicende della saga di Majin Buu, ed in particolar modo la title page che vi ho mostrato prima, in cui veniva fatto l'annuncio da parte di Great Saiyaman di Osotto, era la stessa che introduceva il capitolo in cui avremmo visto Vegeta e Trunks allenarsi all'interno della stanza in cui Vegeta effettuava i propri allenamenti sotto gravità. Ma in realtà ho ben specificato che si parlava a quel punto probabilmente di design finale di Majin Osotto, perché volendo partire dalle origini, a conti fatti, con tutta probabilità, Majin Osotto potrebbe essere stato recuperato addirittura da uno dei bozzetti che raffiguravano uno dei possibili original design. Credo che sia abbastanza palese che quantomeno il tronco del personaggio derivi da Cell. Ed infatti uno dei bozzetti originali proprio di Cell raffigurava quasi quello che oggi conosciamo come Majin Osotto dal 1993. Quindi sì, possiamo dirlo probabilmente con assoluta certezza o quasi, Majin Osotto come design è un redesign di Cell. Ma non solo, perché per quanto mi riguarda stiamo parlando di uno dei personaggi meno riusciti in assoluto dal punto di vista del character design di Akira Toriyama. Perché se in parte potrebbe ricordare Cell, è indubbio che vi siano altri piccoli collegamenti, pur trattandosi di redesign, attenzione, ma è indubbio che vi siano altri piccoli collegamenti magari con gli altri due villain principali di Dragon Ball Z, che come vedete danno al personaggio quell'effetto mappazzone, passatemi il termine, che lo rende, secondo me, veramente brutto da vedere. Ma andiamo quindi a scoprire prima di tutto il gioco di cui vi ho parlato poco fa, e cioè il gioco di Virtual Reality di Dragon Ball uscito nel 94. Perché è proprio lì che noi ritroveremo Majin Osotto, pensate un po', come boss finale e con al proprio interno una storia. Vi siete procurati da bere, magari anche delle patatine. La storia di Majin Osotto è che arriva sulla Terra durante i 9 giorni che precedono l'inizio del Cell Game. E questa è la storia di Majin Osotto, nel senso,
E questo è il background che abbiamo, bene o male. Un personaggio che non si sa per quale motivo, non si sa da dove, non si sa per mano di chi, arriva sulla Terra 9 giorni prima, chissà perché, dell'inizio del Cell Game ed ingaggia delle battaglie con i Guerrieri Z. E questa sarebbe la storia dietro, quantomeno, a Majin Nosotto come presenza all'interno della lore del mondo di Dragon Ball. Ma è molto interessante però per me anche andare a fare un piccolissimo focus sul gioco della virtual reality, perché comunque sì, ovviamente c'era Majin Nosotto come boss finale, ma era interessante il gameplay, perché comunque parlavamo di realtà virtuale. Strutturata in quale modo? Semplicemente con una camera posta sul retro della persona, che rendeva proprio possibile a quest'ultima una maggiore immersività proprio andando ad attaccare il nemico che gli si parava davanti con le proprie mani. Ed essendo di stampo arcade, ogni singolo personaggio aveva la sua storia in un certo senso ed andava ad affrontare man mano sempre più avversari. Ad esempio, se avviavate la storia di Goku, andavate ad affrontare man mano Vegeta, Piccolo, Gohan, eccetera. E poi c'era la conclusione, dopo la boss fight contro Majin Nosotto, in cui ogni singolo personaggio aveva il proprio desiderio da esprimere al Drago Sherron, con ad esempio Goku che in caso di vittoria avrebbe chiesto un pranzo semplicemente, Gohan invece del tempo libero, Vegeta avrebbe chiesto invece di avere il mondo ai suoi piedi, mentre Trunks, ed è forse il desiderio che ho apprezzato di più in assoluto, avrebbe chiesto di far rincontrare di nuovo i suoi genitori. Ed è semplicemente questa la storia di Osotto al di fuori del contesto Heroes. Perché poi ritroviamo comunque la presenza di questo personaggio, non massiccia, ma comunque relativamente importante, ad esempio nel manga di Super Dragon Ball Heroes. Ma questa è una storia che per quanto mi riguarda non ci interessa molto. Mi interessava davvero fare un focus, bene o male, sul personaggio per quella che era la propria storia ideata da Akira Toriyama. E da conti fatti, diciamocelo, praticamente una non storia. Però mi sembrava molto interessante farvi scoprire le origini del personaggio e di come in realtà si parli di un personaggio di quasi 30 anni fa. Quindi ragazzi, fatemi sapere qui sotto se conoscevate prima di tutto Majin Nosotto come personaggio e soprattutto se eravate già a conoscenza del fatto che fosse un personaggio veramente storico, vecchissimo, del franchise di Dragon Ball, ma ovviamente sempre per vie traverse in un certo senso. Fatemi sapere quindi con un bel mi piace se vi è piaciuto questo piccolissimo approfondimento sia sulla virtual reality di Dragon Ball, sia sul 93 e sia su Osotto. E detto questo, vi ricordo che come sempre ci vediamo in live quasi ogni sera, quindi mi raccomando non mancate e vi aspetto anche sui miei canali social, quindi Instagram e magari perché no anche TikTok. Detto questo, noi ci vediamo a questo punto al prossimo video.